Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 15 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. La ragione sistema tutto. Non è giornata per prendere posizioni né per trarre decisioni definitive, insomma non siete Cesare al Rubicone, ma con la mente vigile e un discreto carisma fate comunque valere le vostre ragioni. Dalla dodicesima casa, dove fa la guardia armato col suo scudo, Giove vi garantisce buone protezioni contro guai clamorosi, facendovi recapitare da Mercurio notizie rassicuranti sul piano finanziario, specie se siete in ballo con una compravendita immobiliare che vi dà da pensare, preoccupazione inutile, tutto si sbroglia da sé, senza conti in sospeso tirate un sospiro di sollievo. Amore in arrivo in tempi ragionevoli anche se non rapidi. Qualcosa si sta finalmente realizzando e avviando alla soluzione. Speranze appagate anche se non nel breve termine. Qualche nuvola passeggera e qualche ombra in amore, tuttavia in serata saranno ristabilite serenità e legami sinceri funzioneranno di nuovo al meglio. Se avete intenzione di chiedere un prestito finanziario o un mutuo, ma anche una normale cessione di quinto di stipendio, non limitatevi a chiedere poche proposte. Fate in modo da esaminare le condizioni di più proposte e prendetevi il tempo necessario per chiedere consiglio a persone più esperte di voi. Chi in amore ama di più è destinato anche a soffrire di più, sembra scritto per voi oggi. Valutate attentamente anche proposte di lavoro alternative. Preparatela a cambiamenti, insolite esperienze, nuove sensazioni. Intuito. Creatività. Nuove idee. Saggezza. Professionalità. Grinta. Oggi Venere vi farà sentire particolarmente affascinanti, è giunto il momento di mettere a segno qualche bel colpo in amore e ne avete tutte le prerogative. Se oggi vi sentite assillati da mille dubbi allora significa che è giunto il momento di iniziare a fare una discreta pulizia, prima di tutto dalle occasioni che generano questi dubbi. Oggi la persona amata merita qualcosa di più. Marte vi sta rendendo particolarmente nervosi e Mercurio non vi aiuterà oggi a ottenere i chiarimenti desiderati che contribuirebbero a migliorare la vostra vita. Che fare? Attendere che Giove incalzi spazzando via nervosismo e portando qualche buona nuova nella vostra vita. Oggi i nati di martedì e venerdì avranno delle intuizioni geniali che li aiuteranno a risolvere definitivamente dei problemi. Fate tesoro della vostra esperienza e comportatevi di conseguenza. Non mettete sempre tutto in discussione con gli amici o i vostri familiari, cercate di essere più accomodanti o, in alternativa, di aprirvi più agli altri. Risolti piccoli incidenti diplomatici, vi preparate, con il vostro senso di concretezza, a sistemare i vostri affari familiari e amichevoli alla perfezione. Riuscite a comprendere, con grande forza di ricostruzione deduttiva, alcune situazioni che vi circondano, specialmente nel settore delle amicizie a voi vicine e pur con Nettuno ostile, se siete nati nella terza decade. Non sarebbe male tuttavia, concedervi un momento di totale blackout dal quotidiano, in cui, negli ultimi tempi, vi siete completamente immersi, potreste aver bisogno di recuperare il sonno perduto. Qualche complicazione, fortunatamente superabile, Giove protettivo in dodicesima casa è una garanzia contro i grossi guai, ma ai piccoli dovete pensarci voi e con la luna in Vergine imbronciata in quadratura qualche piccola grana ve la dovete sfangare, un elettrodomestico che si blocca e poi riprende la sua funzione, la spesona con una confezione che si rompe mentre salite le scale, oppure usciti dal supermercato vi accorgete di aver dimenticato acquisti importanti e vi tocca tornare indietro. Sciocchezze, l'importante è che in famiglia ci sia serenità e non insorgano le solite conflittualità, per garantire la pace parlate poco e limitatevi ad osservare i fatti. Amore ed Eros. Il sentimento oggi non brilla e la famiglia immosonita non contribuisce a mettervi di buon umore. A sorpresa invece il gioco erotico funziona, e come, evidente che cuore e sesso viaggiano su percorsi differenti. Fiduciosi nelle vostre qualità non siete voi a cercare gli altri, ma viceversa, corteggiatissimi e portati al flirt, ma più a fondo non si va.
non per malizia, ma forse per paura di coinvolgervi troppo. Venere e Marte, tra Leone e Bilancia, sono pronti a favorirvi in amore e a farvi fronteggiare alcune contrarietà planetarie concomitanti. Non vi dispiacerà essere romantici, anche se siete single e state vivendo avventure. La configurazione planetaria apre il vostro cuore, se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 di giugno, e vi aiuta, se siete in questa fase, a far crescere una relazione d'amore nata in spensieratezza e senza pregiudizi. Liberate all'espressione del desiderio il vostro animo. Urano, Marte, Giove e Venere sono tutti e quattro oggi dalla vostra parte. Lavoro e denaro? Tante faccende da sbrigare in casa vi fanno rimpiangere la colf che avete licenziato in un momento d'ira e che ora invocate con le lacrime agli occhi. Il disordine regna sovrano fuori e dentro di voi, sgobbate come muli in azienda, ma non appena rientrate vi tocca rimboccarvi le maniche un'altra volta. Qualcosa da discutere in assemblea condominiale, dopo le vacanze sollecitate nuovi interventi. Sciogliete con la tipica grinta, complicazioni che intralciavano il procedere agile di un progetto cui tenevate da molto. Troverete poi anche il tempo di proporre, a chi di dovere, altre vostre stimolanti idee. Benessere. La salute è buona, la pancia mello, mangiando male soffrite di gonfiori e basta qualche superalcolico a mettervi fuori fase. Dieta stretta senza lieviti o latticini, è ora di prendervi cura di voi stessi e della vostra immagine. Perciò salutate il vinello frizzante, da oggi solo acqua naturale. Per lei, erotismo bollente anche se un po' convenzionale, basterebbe un pizzico di spontaneità per renderlo più coinvolgente. Su via non siete in gara e nemmeno sotto esame. Per lui, un lavoro di manutenzione in casa non può attendere il weekend, se il tubo gocciola o testate subito la vostra abilità di aspirante idraulico. Oppure chiamate un professionista senza ricriminare sulla fattura. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.